Con la legge numero 206 del 27 dicembre 2023, il governo Meloni ha voluto imprimere, su proposta del Ministero del Made in Italy, una forte accelerata sulla promozione delle eccellenze italiane in tutti i settori. Non poteva dunque essere escluso il settore del turismo che, grazie anche alle proposte arrivate dagli enti preposti alla valorizzazione delle aree turistiche italiane, ha consentito l'inserimento dell'articolo 31 che, riallacciandosi all'articolo 1 dei principi generali in cui si fa presente come la legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere in Italia e all'estero le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale, le radici culturali nazionali quali fattori da preservare e tramandare anche per la crescita dell'economia nazionale, fa esplicito riferimento proprio al settore turistico, con particolare attenzione rivolta alle località cosiddette minori, quindi poco note, con potenzialità ancora inespressa. L'articolo 31 della legge infatti prevede la costituzione di un comitato che dovrà occuparsi di individuare e promuovere in Italia e all'estero le località turistiche meno note ma che costituiscono un importante patrimonio culturale per il paese Italia. Un progetto che per il Sud intende partire da Padula e dalla Certosa di San Lorenzo, patrimonio UNESCO, che rappresenterà l'area pilota per l'attuazione del sistema turistico di destinazione per il Mezzogiorno d'Italia. Non a caso questa mattina presso la suggestiva Certosa sono arrivati esponenti politici di associazioni di tutte le regioni quali Puglia, Basilicata, Calabria, che si sono dunque ritrovati a Padula per dare il via al progetto di valorizzazione turistica di tutte le aree definite minori, ossia poco conosciute. Un'iniziativa che ha illustrato nel dettaglio il moderatore e organizzatore dell'evento Claudio Pisapia e che viene ritenuto di grande rilevanza anche per meglio spalmare i flussi turistici dall'onorevole Alessandro Colucci, segretario della Camera dei Deputati, nonché presidente intergruppo Sicurezza Informatica, che questa mattina ha introdotto i lavori. Per le realtà, tutti i soggetti pubblici e privati, quindi un partenariato pubblico-privato che permette di dare valore alla cultura, alla storia, al territorio, alla natura, all'aspetto enogastronomico dei territori, per cercare di utilizzare quella quantità di turismo straordinario di cui l'Italia è interessata, ma che va sempre nei soliti posti, importanti, noti, affascinanti, ma che è giusto che abbiano anche uno sfogo da un punto di vista turistico in località che sono vicine ai grandi centri. Io non amo definire i luoghi meno noti luoghi di seconda destinazione, credo che possono diventare di prima destinazione cercando di creare questa grande sinergia. E oggi la cosa importante è vedere più province, più regioni, più enti che si incontrano proprio per dare vita a questa nuova iniziativa. Il metodo è importante, c'è il manager di destinazione che deve avere la capacità con delle competenze adeguate di fare un sistema e di mettere tutti insieme. Può essere la grande forza e la grande risorsa del nostro sud, della nostra Italia, che è in grado di evitare di far scappare i giovani dai territori ma di impegnarli lavorativamente grazie proprio alla ricchezza della nostra Italia e del nostro sud.